benvenuto su Fast and Fit. In questo video parliamo di alimentazione di mezzo fondo e cerchiamo di capire che cosa sia meglio mangiare prima di una gara di mezzo fondo, per essere poi al top, per sentirci bene quando siamo poi al via in una gara in pista. Quindi in questo video cerchiamo di capire che cosa fare e che cosa assolutamente da non fare, da evitare. E alla fine del video ti dirò anche le cose assolutamente da non fare e che cosa sia assolutamente meglio evitare. La prima cosa che ti consiglio di fare il giorno in cui è la gara, e ti consiglio comunque di farlo anche tutti i giorni, una buona abitudine, è quella di bere dell'acqua, ancora meglio se tiepida, appena ti svegli. Soprattutto di notte andiamo a perdere diversi liquidi attraverso la respirazione e la sudorazione, quindi la cosa migliore per il nostro organismo è subito reidratare con un bel bicchiere d'acqua, come abbiamo detto, ancora meglio se si tiepida, che fa molto meglio al nostro organismo. La seconda cosa che ti consiglio, se hai una gara, soprattutto se hai una gara al pomeriggio o alla sera, è di fare una buona colazione, e nella colazione ti consiglio di assumere dei carboidrati. I carboidrati poi sono importanti, che poi dai carboidrati traiamo quelle che sono le energie che poi ci servono in gara. Quindi la sera prima ti consiglio di mangiare carboidrati, quindi un bel piatto di pasta, meglio se integrale, perfetto, e la mattina anche la mattina ti consiglio di assumere dei carboidrati. Ti consiglio di mangiare assolutamente della frutta. La frutta abbiamo bisogno anche di tante vitamine e di tanti sali minerali e di tanti minerali, quindi la frutta ci sta, e anzi ci deve essere assolutamente. Può essere la spremuta d'arancia, e ancora meglio perché nell'arancia abbiamo la vitamina C. La vitamina C ci serve tantissimo, è una molecola, l'acido ascorbico è una molecola che ci serve moltissimo quando abbiamo una gara, quindi cerchiamo di prendere vitamina C, altrimenti integrarla è assolutamente cosa buona e giusta. Frutta secca va assolutamente molto molto bene. Quello che vi consiglio, banane. Le banane sono un ottimo alimento, qui ci volta a portarci un sacco di vitamine, ci apportano anche tanti minerali di cui abbiamo bisogno, quindi le banane io le consiglio sempre. Quindi il giorno della gara, soprattutto la mattina, o magari se ti capita devi fare uno spuntino durante il giorno, la banana è uno degli spuntini poi migliori, assieme poi comunque anche alla frutta secca. A mezzogiorno ti consiglio di mangiare carboidrati. Come abbiamo detto, i carboidrati sono la nostra fonte energetica primaria, soprattutto in una gara di mezzo fondo, quindi mangiare un bel piatto di pasta o riso, comunque i cereali che preferisci, è assolutamente molto, molto importante. E come sempre il mio invito è quello di utilizzare pasta integrale, che è molto molto meglio per tanti motivi. E la farina bianca, la pasta bianca, dobbiamo cercare di diminuirla il più possibile, ancora meglio se cerchiamo proprio di abolirla dalla nostra dieta, come anche il pane, anzi soprattutto più il pane che la pasta, meglio che sia integrale. Per migliorare un po' la digestione ti consiglio di mangiare dell'insalata prima della pasta. Quello che è importante, il pasto deve essere un pasto che sia un po' meno del solito, è relativamente ridotto. Vogliamo evitare le abbuffate, perché è chiaro che se vai in pista che c'hai ancora la pasta nello stomaco, è difficile poi che riuscirai a correre bene. La cosa importante è che devi mangiare almeno 5, se non ancora meglio 6 ore prima della gara. Se ne bastano 3-4 prima di una gara di velocità, una gara di mezzo fondo dobbiamo aver proprio digerito completamente, nello stomaco deve essere assolutamente vuoto, e quindi meglio avere mangiato 5-6 ore prima della gara. È ottimo anche qui avere un pochino di fame prima della gara, ci aiuta a stare svegli, ci aiuta a essere aggressivi e ci aiuta a essere energici. Se dovessi avere la gara a metà pomeriggio, è chiaro che ti consiglio di fare una ottima colazione e magari uno spuntino a metà mattina. La gara dovesse averla la mattina o a mezzogiorno, è chiaro che ti consiglio di fare una colazione, anche qui un pochettino ridotta, comunque di farla e di prediligere poi quelli che sono i carboidrati. La cosa importante è bere, dobbiamo essere idratati. Se vogliamo correre bene, dobbiamo essere idratati, quindi bevi la mattina appena ti svegli e bevi anche durante la giornata. Quello che ti consiglio è di smettere di bere
Massimo devi bere un'ora prima della gara, dopo basta, non si beve più, al massimo ti puoi sciacquare la bocca, però basta, e bevi tanto magari fino a 2-3 ore prima della gara. Passiamo quindi alle cose che ti consiglio di evitare. Ciò che ti sconsiglio è di mangiare prodotti animali prima della competizione, quindi assolutamente niente carne, pesce nemmeno, vietatissimi sono latte e formaggi, questi. A parte che ti consiglio sempre di evitarli, comunque se mangi carni, latte, formaggi, meglio mangiarli dopo che prima della gara. Prima della gara si mangiano carboidrati, si mangia frutta e si mangia verdura. Questi ci danno energia e da qui poi traiamo tutti gli elementi per poi stare bene. Se poi vogliamo mangiare dei prodotti animali, mangiare carne, pesce o uova, ti consiglio di mangiarli dopo la gara, che qui possono avere poi il loro lato positivo. Mangiare appunto carne, ancor meglio pesce e uova dopo la gara può avere appunto un senso e la sua utilità. Un'altra cosa che ti sconsiglio sono i prodotti, chiaramente lo zucchero, tutte le bevande zuccherate e quello che ti sconsiglio anche gli energy drink. Gli energy drink, soprattutto tanti energy drink, come anche tante bevande che spaziano come integratori salini, hanno dentro anche tanto zucchero, quindi se beviamo lo zucchero prima della gara è chiaro che spariamo a 1000 quella che è l'insulina e l'indice glicemico se ne va in alto e quindi i zuccheri vengono messi nelle cellule, quindi è facile che avremo un calo di energia durante la gara, o ancora più facile che ci sentiremo poi un po' più fiacchi prima della partenza. Quindi da evitare assolutamente lo zucchero, come cercare di evitare, comunque ridurre il più possibile il sale. E quindi se vuoi prendere qualcosa prima della gara, dei sali minerali, che sia solo sali minerali e magari della vitamina C. Io spero di averti dato qualche consiglio che ti sia utile. Se hai consigli da darmi, puoi scrivermi qua sotto nei commenti, puoi inviarmi una mail, la mia mail è raffasta@fastandfit.info. Io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!